genere dove finisce Massa Rigata e viceversa, insomma, ci siamo capiti. Quali sono gli ambiti nei quali opera l'una e quale opera l'altra. Masse ricreative e genere sono due basi comunicanti che operano ciascuna nel suo habitat. Impollinazione, progetti startup, la prima, ovvero masse ricreative. Finanza, fondi, venture capital, la seconda. Nell'intento di coinvolgere il territorio, le istituzioni, il tessuto imprenditoriale, gli attori della ricerca, i giovani start-upper e il mondo delle professioni, in un'operazione tesa a favorire la nascita di nuove imprese innovative, vincenti e sostenibili. Questa è l'occasione anche per sollevare il velo dal concorso, dal primo contest che noi intendiamo lanciare, volto a sanare quelle progettualità di cui tanto abbiamo parlato, che abbiamo evocato come fantasma. E quindi Masse Ricreative cerca idee forti e innovative, nuovi prodotti, servizi legati alle vocazioni del territorio. E con questo colgo anche l'invito di Pasquale Casini, quindi a circoscrivere la situazione, a non pescare nel mare magnum dell'idealità o della progettualità un po' abusa, un po' autoreferenziale, ma in qualche modo a focalizzare l'attenzione su quello che il territorio ci offre in prima battuta, e quindi il turismo agroalimentare in particolare, ma anche, idem come sopra, ma anche progetti fortemente collocati sotto l'aspetto tecnologico, perché è un mondo verso il quale non possiamo chiudere gli occhi o dal quale non possiamo distrarci. A tal fine, per affrontare le sfide economiche, sociali e culturali in una logica di networking, un altro tema che è stato evocato e richiamato più volte su questo palco, lancia oggi MUST, il concorso di idee finalizzato alla nascita di nuove start-up. Lo lanciamo oggi, poi vedremo qual è il termine ultimo di decadenza, perentorio, e quindi una commissione composta da manager, specialisti, accademici, tecnici, creativi, ne sceglierà tre che verranno sostenuti economicamente e organizzativamente. Diciamo economicamente non ci sbilanciamo perché non vogliamo millantare, non abbiamo ancora trovato quelle risorse, ma confidiamo da qui a di riuscire a trovarle. E quel contributo invece organizzativo va tradotto in competenze, in knowledge, in ambiti diversi. Una consulenza in tema di marketing, di comunicazione, per stare in casa mia, nel posto di casa mia, ma anche servizi di natura legale, cultura, che peschino un po' ovunque, ecco, per cui all'interno del gruppo esistono competenze complementari che possono diventare oggetto di fruizione o di consulenza. L'idea imprenditoriale ovviamente dovrà essere accompagnata da un business plan che ne descriva e riassuma in forma sintetica il progetto e le linee di sviluppo, unitamente ai curriculum del team di lavoro, perché è importante l'idea, ma ancora più importante è vedere qual è la squadra che lo supporta. Per partecipare occorre inviare una documentazione via mail all'indirizzo masseriecreative@gmail.com entro il 30 ottobre.